Quante volte ti infastidisci perché tuo figlio non ascolta? Ripeti sempre le stesse parole. Sbrigati, vestiti, fai i compiti, lavati i denti, riordina la stanza, stai fermo! Urli, poi ti arrendi e fai tutto ciò che avrebbe dovuto fare lui. E con rassegnazione ti esprimi: tanto è così, non cambia, le ho provate tutte. Genitore, fermati e rifletti. Sei il capitano di una nave che si chiama famiglia e non puoi lasciare la guida del timone a tuo figlio. Diventa consapevole del tuo ruolo genitoriale. Tre consigli per diventare bussola, albero maestro, faro che illumina. 1. Definisci i confini con fermezza e nello stesso tempo con il sorriso. Quando dai un comando, sii deciso, leader, dai indicazioni precise, tempo, luogo, modalità. Marco, riordina la stanza, hai mezz'ora di tempo, ti ringrazio. Però, prima di chiedere che tuo figlio compia un'azione, devi averla svolta insieme a lui, spiegata in tutti i passaggi, in modo che poi sia in grado di fare. Se mancano indicazioni o sei molle, indeciso nella richiesta, tuo figlio difficilmente eseguirà ciò che chiedi. E poi esplodere con urla non porta a nulla. I bambini, i ragazzi, hanno bisogno di regole chiare e di limiti, altrimenti si sentono disorientati. Ricorda, sei la bussola che li guida. Si apprende con l'esempio. I tuoi comportamenti di genitore sono lo specchio degli atteggiamenti di tuo figlio. Se tra marito e moglie non vi è rispetto, uno umilia l'altro con frasi «non vali nulla», «sei la solita incapace», «egoista», «sono stanco di te», si sbattono porte o si lanciano oggetti, oppure quando tu genitore pulisci, cucini, lavori lamentandoti e continuamente sbuffi perché non hai voglia, o utilizzi un linguaggio volgare in famiglia, con i vicini, non rispetti il codice stradale, tuo figlio non farà altro che imitarti. Quindi non stupirti se dirà parolacce, se non prende sul serio la scuola, se non ha voglia di riordinare, non sarà rispettoso. Tu, genitore, sei l'esempio che tuo figlio osserva per poi relazionarsi con te e con gli altri. Ricorda, sei l'albero maestro. Dedica presenza. Se arrivi a casa senza forze, a causa di una faticosa giornata, piuttosto di a tuo figlio che hai bisogno di un quarto d'ora per riprendere forze. E poi rassicuralo dicendo che sarai con lui. Non è la quantità di tempo che influisce su una buona relazione con i propri figli, ma è la qualità. Dedicagli mezz'ora, sarà sufficiente. Se tuo figlio è piccolo, prendilo in braccio, gioca, chiedi come ha trascorso la giornata, interessati ai suoi compiti. Se è adolescente, sii empatico, cerca di capire i suoi bisogni, soffermati sui suoi sogni, progetti, amicizie, non giudicarlo, ascoltalo, incoraggialo. Quando sei con lui, non lasciarti distrarre dal cellulare che squilla, dal messaggio che arriva, dai pensieri che affollano la tua mente, ma sii presenza affinché tuo figlio non percepisca distacco, perché crescendo, soprattutto quando diventerà adolescente, si comporterà con te con distacco, farà fatica a parlarti, perché dentro di lui è rimasta quella sensazione di lontananza, non partecipazione. E non potrai lamentarti dicendo: mio figlio non parla con me, non racconta, non mi cerca. Fa in modo che ciò non accada.
Trasmettigli fin da piccolo la sensazione della presenza in modo che possa venire da te, aprirsi e percepirti come un punto fermo a cui dirigere lo sguardo in qualsiasi momento, sia di gioia che di difficoltà. Ricorda, tu sei un faro. Genitore, è faticoso tener fermo il timone della tua nave, soprattutto nei momenti di tempesta, ma è l'occasione per far emergere il tuo ruolo di madre e di padre, che acquista autorevolezza e forza nell'essere prima di tutto coppia che si rispetta e poi genitori che guidano i propri figli avendo come rotta la congruenza delle parole e delle azioni. Quali sono le mansioni che tuo figlio può compiere e da che età? Dai 2 ai 3 anni. Riordinare i giocattoli, riporre i vestiti sporchi nella cesta, apparecchiare la tavola, piegare tovaglioli e fazzoletti, riempire la ciotola del cane o del gatto, mettere i vestiti in lavatrice e le scarpe a posto, impastare biscotti. Dai 4 ai 5 anni, pulire il tavolo e prepararlo, usare l'aspirabriciole, rifare il letto, svuotare il cestino, scaricare la lavastoviglie, lavare piatti e bicchieri di plastica, togliere le erbacce. Dagli 8 ai 9 anni, caricare la lavastoviglie, sistemare la spesa, appendere i vestiti, aiutare a preparare la cena, cucinare piatti base, come per esempio cuocere un uovo, lavare una maglietta, portare il cane a passeggio, prendere la posta. Dai 10-11 anni, pulire la casa, battere i tappeti, dipingere una parete, fare piccoli lavori di cucito, sistemare il garage, lavare l'auto. Da 12 anni, preparare il pranzo o la cena, fare piccoli lavoretti di riparazione, cambiare le lenzuola, aiutare nella gestione dei bambini più piccoli, impastare il pane, stirare.